tutti ragazzi, qui è Visio. E qui è Manu. E ben ritrovati nel canale, Manu mio. E ben mio? Ritrovati con una nuova serie, Manu. Questa si chiama Inferox Oceano. Ah, ma questi sono panini, non abbiamo mai sono fatto. Sono panini, è la prima volta che facciamo questa collezione. Anche Panini si è dedicata a questo tipo di collezioni. Noi ovviamente li facciamo tutti. Anzi, se ci vuole mandare qualcosa noi siamo contenti. E quindi ovviamente abbiamo fatto anche questi qua. Fateci sapere se vi piacciono, mi raccomando, ricordatevi di lasciarci un commentino, un bel like, insomma, comunicateci, lasciateci. Fateci sapere se vi piacciono queste nuove serie. Esatto, così noi sappiamo se poi magari vi piacciono, prendiamo pure quelle prossime che faranno, perché secondo me Emanuele mio iniziano con gli oceani, ma finiamo sullo spazio. Sì. Comunque, prima di iniziare questo video, noi come al solito vogliamo lasciare un grossissimo pollicione in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lasciamo la playlist con tutti gli animali e mostri che abbiamo fatto fino adesso. Quanti ne trovano? Allora, Manu, oggi voglio un aneddoto, visto che dobbiamo fare sempre gli aneddoti. Sì, voglio un aneddoto. Peraltro questi, Manu, hanno un meccanismo nuovo, il bite system, veramente mordono. Mordono. Lo dobbiamo provare. Sono quasi tutti i mezzi speciali, quindi ci deve dire proprio male che non trova niente. Veramo bene. Vabbò, pronti? Siamo. Andiamo ad aprire questa nuova collezione, Ferox. Ma come si dice? Oceano o Ocean? Ocean? Boh. Andiamo. Ok, Manu. Vai, pronti? Eccoci qua. Allora, iniziamo a guardare. Ferox o Ocean? Diciamo che è Ocean all'italiano. Ocean. Poi ci sbagliamo. E infatti con quello dice forse Ocean. Vabbè, magari ci scrive. Io già ho visto delle cose dietro. Allora, stai buono. Cerca, anzi trova gli animali con the bite system, vedi? Quelli sì, ti dicevo che mordono. Allora, andiamo a vedere la checklist. Ci abbiamo bite system, il great white shark, quindi il grande squalo bianco, ovviamente con questo nuovo sistema. Poi ci abbiamo l'orca assassina, il bull shark, sarà lo squalo d'oro. Squalo d'oro, esatto, bull, bravissimo. Poi ci abbiamo glow in the dark, il pesce lanterna. Metal Effect, questo bisogna capire che cos'è, il piranha. Questo effetto metallico. Non lo so, sì, sicuramente, no, sarà lucido probabilmente. Vediamo. Cromato. Poi abbiamo Change Color in the Water, quindi cambia colore in acqua, la Lion's Mane Jellyfish, credo che sia, vabbè, medusa. Poi abbiamo il Giant Squid, che è il calamaro gigante, sì, con l'effetto Sugar Effect. Secondo me questo è effetto ventosa. Possibile. Poi abbiamo sempre il Vampire Squid. Poi abbiamo il Giant Octopus, sempre con il medesimo effetto, e infine, questa è una sorta di razza. Questa è una razza, no? Sì. Ok, poi quelli sfortunelli. Abbiamo la tristezza. Quelli sfortunelli. Abbiamo il pesce palla, la murena, il pesce Black Devil e il diavolo nero. C'ho un aneddoto sul Black Devil. Oh, bravo, adesso ce lo dici. E poi abbiamo il pesce balena, o il shark, credo. Sì. Dai, aneddoto, Manuele mio. Pronti? Allora. Voglio guardare perché già voglio guardare la telecamera. La musichetta già lo so. Sì. Allora, lo sai che questo pesce qua è brutto, perché è brutto. Diciamolo. Ma è brutto perché tirandolo fuori dall'acqua, soprattutto di solito lo trovano perché questo vive a profondità infinite. Certo. Tirandolo su con le reti, lui la pressione che c'è nelle profondità marine non è ovviamente certo, quella che c'è la sopra. Pressione è troppa. La pressione, il cambio di pressione è talmente tanto repentino che lui si sbudella, si può dire. Certo. E diventa come una grossa gelatina. E quando tu gli dici che è brutto, lui ti potrebbe dire provaci da tutto, sto io solo. Vediamo come sei. Va bene. Ok, bravo Manu. Allora, quindi diciamo, l'obiettivo è non trovare i quattro sfortunelli. No. Guarda come finisce oggi, Allora, andiamo ad aprire, vediamo se questi sanno. Sì, c'hanno la checklist, c'hanno il librino. Sì, aspetta che non voglio fare spoilerino. Ho trovato il Vampire Squid. Meno male, almeno è uno speciale. Con il Sugar Effect. Quindi o Sugar, non lo so. Comunque, vediamo se è l'effetto ventosa, come diceva il nostro Manu. Allora, andiamo a leggere, vediamo di trovare l'italiano. Ci abbiamo inglese, francese, spagnolo, tedesco. Ma non c'è italiano, protesta. Ok, eccolo qua. Calamaro vampiro. Allora, il calamaro vampiro, il suo nome scientifico è spaventoso. Vampirotetis infernalis. Mamma mia. È molto raro vederlo perché vive a grandi profondità, ha la vista particolarmente acuta, ma la sua caratteristica più bizzarra è il sangue di colore blu. Quindi mezzo reale questo. Bello. Allora, punto di forza, quando viene attaccato non emette inchiostro, ma uno slime luminoso che confonde il nemico. Questo è il nostro preferito. Ragazzi. Il punto debole non è grande e alcuni pesci abissali riescono a catturarlo. Vabbè, che è un punto debole, poraccio, che deve fare? Vero. Ma
Lo sapevi che i calamari vampiro hanno bisogno di pochissimo ossigeno e quindi sopravvivono a grandi profondità? Vabbè, giustamente, se gli serviva tanto ossigeno non sarebbe stato a grandi profondità, possiamo dire, ma no? Sì, allora, non sono completamente d'accordo, ecco, però va bene. Va bene, però noi ci finiamo. Pronto? Vai. Vado, eh? Vediamo un po', ma la parola sembra vero. Mamma mia. Yeah. Allora, dai, non è fatto male. Ok, il colore non è un granché. Scusa, Mano, però non ho capito sto sugar effect. È l'effetto ventosa, credo che... Appiccicoso. Penso di sì, penso di sì. Questo secondo me... secondo me, guarda. Al vetro, pure qua potrebbe attaccarsi, eh. Sì, mo sul tavolo, prova sulla mano. Di legno non ce la faremo mai, vediamo un attimino. Forse sul vetro. Se ce la facciamo sulla mano. Guarda, un pochino è un po' ventosa, diciamolo. Okay. Sicuramente sul vetro fa di più. È sguisciolino, no? E anche questi secondo me si attaccano sul vetro, che un po' lo fa l'effetto ventosa. Va bene, allora, la colorazione, Manu, possiamo dire che lascia un po' a desiderare. Il colore, perché non era nemmeno brutto. Piatto, insomma, niente di che, però almeno però, qua come sotto... abbiamo visto tante volte, i primi che escono delle serie nuove non sono un granché. Poi mano a mano poi migliorano, è vero. Qua pure abbiamo sto coso, non so se anche qua un effetto ventosa. Comunque dentro, mano, ci sono le palline di polistirolo che non si vedono, però... perché è molto spessa come plastica. Sicuro, sì, è vero, questo sì, è vero. Vabbè, ma comunque come qualità non sembra neanche male, devo dire. No, l'unico problema è la colorazione. Sì, la colorazione nemmeno lo scarto non è nemmeno un po' piatto, ecco, un po' sto marrone così. Però dai, manco male. Vabbè, ma noi speriamo che tu vai meglio. Andiamo. Allora, siamo pronti? Vai. Quindi, seconda bustina. Comunque, Manu, l'odore è bello puzzoso, eh. Bello puzzoso, come bello, bello plasticoso. Allora, seconda bustina, eccola qua. Quindi, apertura. Guarda, qualcosa l'odore. Senti? Non lo so, perché visto come quando, ne so, come quando apri il motore della macchina. Ti devo spiegare, hai visto quando c'è l'odore dei libri e ti ricordi quando eri piccolo? Ah, ok. Mi ricorda? Qualcosa che già hai sentito. Bravo, però non riesco bene. Allora, comunque, vai. Devo fare spoilerino perché si è incastrato. Va bene. Spoilerino. Ok, la razza. La razza faceva qualcosa, se non sbaglio. Sì, è sempre, Effetto ventosa. Effetto ventosa. Infatti, ecco. Sacro effect. Sì, è questo qua, vedi. Comunque, Mano, vedi, a questo punto direi che anche questo sì, è forse allora questa parte qua sotto, ragazzi. Si attacca ai piedi. Allora, diciamo che questa è leggermente meglio, ma andiamo a vedere prima che cosa leggiamo, c'è scritto. Leggiamo, vai. Allora, stava abbiamo dietro visto che sta qui l'italiano. Vai. Ok. La pastinaca gigante. Allora, vive nei fiumi caldi del sud-est asiatico ed è considerato uno dei pesci di fiume più grandi che ci siano. Sfiora i 5 metri di larghezza, più di un'automobile. Madonna, gigantesca, mano. La punta della sua lunga coda è velenosa e si ciba di piccoli pesci. Ragazzi, c'ha un pungiglione sulla coda, quelle grandi. Punto di forza. Grazie alle sue enormi ali, la pastinaca gigante sposta tonnellate di acqua in pochi secondi. Punto debole, la posizione degli occhi... non le permette di guardare in basso, grazie, ce l'ha in testa. Ma tanto lei cammina sempre, penso, sì, rasa molto rasa al suolo. Le curiosità invece sono: lo sapevi che un pesce così grande si nutre quasi esclusivamente di pesci piccolissimi? Vabbè, non lo sapevamo. Comunque queste curiosità potevano impegnarci un po' di più. Un pochino di più. Ok, ma eccola qui. Allora, colore non male. Allora, qui devo dirti, Mano, secondo me invece è lo scat che è un po' lascia desiderare. È piatta, completamente piatta. Anche la coda, il pungiglione se lo facevano, perché qui sotto lei praticamente c'ha un altro spuntoncino. Esatto. Sarebbe stato carino. Sotto invece come fatto? Sotto niente, lascia un po' desiderare. Vabbè, già hanno fatto giusto la bocca. Ah, ma avete mai visto i video di questa che sorride? Sì. Ma Sandro glielo mette in alto, glielo mette in alto. Sì. Vabbè, comunque questi sono i nostri due animali che abbiamo trovato. Secondo me, Manu, leggermente meglio possono, il calamaro. Possono fare di più, dai. Comunque sì, sicuramente possono. Prezzo di questi? Questi 3,50€. Quindi in linea con gli altri. In linea. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Noi, come al solito, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, calamaro. Calamaroso. Vampiro poi peraltro. Mi raccomando, ci teniamo molto. Fateci sapere nello spazio commenti qui sotto se vi stanno piacendo queste nuove collezioni panini. Se volete che facciamo anche le prossime, mi raccomando, fateci sempre sapere. E come sempre come vi chiediamo, se li trovate, se li aprite, taggateci su Instagram, perché il vostro Mano, il vostro buon Mano, vi ritagga, insomma vi ricondivide la storiella. Va bene? Qui da Visio, da Mano e dai, non mi ricordo più come si chiamano. Flex France Fresh. Oh, Chance. È davvero tutto. Noi vi mandiamo un grosso saluto. Ciao.